Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo tappavideo e sì, il Marzi è ancora in ferie come potete vedere, quindi non vi preoccupate perché questo fine settimana ci andremo a divertire comunque con le sue risorse. Ebbene sì, infatti ragazzi, visto che abbiamo un bel per due delle schegge blu, delle schegge antiche, attivo sul portalone, perché non approfittarne? Qualcuno potrebbe dire, boh, ma caspita, Marzi ha un account bello avanti, ha un botto di campioni, ha un roster fornitissimo, insomma, come possiamo andare? No. Va bene giocare col suo account, ma adesso spendere anche i suoi soldi mi sembra un po' eccessivo. Ha un roster bello fornito, insomma, ragazzi, come possiamo vedere, la quantità di leggendari comunque. Non solo leggendari, epici, ma in ogni caso, insomma, campioni sviluppati, masterati, buildati bene, eccetera, eccetera, ce n'è, quindi scelta all'interno del suo roster per fare un po' tutte le fasi di gioco, cioè, non dovrebbe essere un grosso problema. Quindi vale la pena ancora sfruttare un evento per due per un giocatore così avanzato? Perché no? Perché no, ragazzi? La necessità di campioni è sempre legata, insomma, al nostro livello di account, l'abbiamo sempre detto questo. Quindi, se siamo in una fase di avanzamento, sarà sicuramente interessante andare a cercare di sfruttare proprio questi eventi per impolpare un po' il nostro roster. Magari non troveremo il leggendario che ci fa svoltare, ma potrebbe saltare fuori un bell'epico. Potrebbe comunque saltare fuori un leggendario che in un primo momento non consideriamo chissà che genio del male, ma poi si rivela un ottimo aiuto, magari per sbloccare determinate fasi di gioco. Quando siamo in un momento appunto di avanzamento, di crescita del nostro account, dobbiamo cercare di essere un po' di bocca buona. E la cosa più importante è avere un gran numero di campioni utili. Quindi, sì, a mio avviso, i per due in un livello più, diciamo, iniziale dell'account sono l'evento più importante e più ghiotto. Quindi conservatevele se potete, spacchettate solo in quei momenti. Abbiamo visto anche durante l'esperienza con Slow Bradipo quanto il fatto di poterci permettere di attendere a spacchettare dalle schegge ci abbia poi premiato effettivamente anche lì un roster interessante. Abbiamo comunque trovato Lissandra, Widir, abbiamo trovato Re, del, vabbè no, Re della Montagna, ce lo siamo guadagnato, sudato, soprattutto Marzi era proprio sudato di brutto. Ma comunque abbiamo trovato tutta una serie di campioni veramente interessanti, anche epici, molti buoni epici, e questo è stato proprio grazie alla pazienza in questo caso. Ma cosa potremmo andare un po' a vedere? Andiamo un po' a sbirciare quello che è appunto l'indice del nostro buon Marzone nazionale e vediamo che insomma anche a lui manca ancora qualche leggendario. Non è che ce l'abbia proprio tutti. Adesso per esempio Gonfalonieri, beh, lasciamo perdere Sigmund che è un campione molto particolare, molto di nicchia, non è sicuramente quel campione che vi svolta la vita. Cavaliere Nero potrebbe essere interessante, Staltus, c'è un nostro compagno di clan che lo sta utilizzando, è contento come una Pasqua, fa veramente dei danni assurdi, poi insomma, parliamoci chiaro, il design è fantastico, un campione che va in giro con la pelle di Dragomorfo addosso, insomma dice tutto. A me sto qua proprio mi chiama a gran voce Monster Hunter, a bestia, cioè ha ucciso un drago e ci si è vestito. È meglio di così, favoloso. Lugan, l'abbiamo portato recentemente, insomma, sul canale, è un campione molto buono, molto versatile, vi può aiutare in varie situazioni. In Torre Sventura, nonostante sia vecchia scuola, vecchia guardia, ha ancora il suo da raccontare. Not bad, not bad. Però diciamo che nel suo caso Torre Sventura è a posto. Per quanto riguarda gli alti elfi, non è che abbiamo tantissimo, alla fine quello che veramente gli farebbe comodo penso sia proprio il Buonitos, ma non sottovalutiamo la bellissima Shirimani, che è un campione che controlla gli avversari e cura molto bene, quindi tantissima roba. Per quanto riguarda il Sacro Ordine, direi che se non andiamo a prendere, se non si va a trovare una Glissea, poco gliene frega, insomma, Badessa è un buon nuker, è un buon debuffer, dobbiamo insomma capire che direzione darle, ma pff,
Il povero Holsling, che ricordo il Boschino, ha faticamente cercato di recensire perché è un campione un po'. Bellissimo, design stupendo, fighissimo, l'idea di fondo è bella, ma realizzata veramente malino. Speriamo in un ribilanciamento di questo campione. Il buon prete vescovo Pintroi. Sì, ma non credo che insomma gli faccia svoltare così tanto l'account, la vita. Poi per quanto riguarda i barbari direi che è piuttosto sistemato. Raf non credo che gli porti nulla di nuovo. Indubbiamente Valchiria è il sogno proibito di qualunque giocatore nel momento in cui inizia questo gioco e apre l'indice per la prima volta, la vede e dice E quindi sì, indubbiamente la vorrà per l'arena, ovviamente. Per quanto riguarda gli ogri, ne è a posto, anche se Gurtuk, ragazzi, tanta roba, anche dall'idra, ragazzi, non sottovalutate quel campione. Per quanto riguarda appunto i rettiliani, sicuramente Necmo, beh, gran campione, anche lui per idra, tantissima roba. Per quanto i mutaforma sia piuttosto messo bene, direi che anche qua non è che abbia, insomma. Di sicuro Capobellico non ci tiene a trovarlo, conoscendolo. Però i nuovi campioni, Sneak Track, ma sembra che ti viene a sincope quando lo dici. Sneak Track, stupendo, campione strafigo, ma di per sé è un campione di cui non ha bisogno, a mio avviso. Insomma, non so. Sì, sicuramente molti giocatori potrebbero trovarci qualcosa di interessante perché fa cose molto particolari. Poi comunque ribadiamo un campione tipo HP, un campione piuttosto tankoso, una difesa modesta, HP belli alti, si può creare qualcosa di interessante, fa danno basato sull'HP. Hanno capito alla Plarium questa cosa che se mi fai un campione di tipo HP, devo dargli HP, fagli fare anche i danni sugli HP. Comunque, bravi che l'avete capito. Fa un bel po' di cose interessanti, il rifletti danno è molto divertente, il fatto che insomma lui possa riflettere i danni e rifletterne di più, proprio perché alla fine è un istrice incacchiata bestia, quindi ci sta. Ragash, che vedevo dire? Cioè, bello, strafigo, un peccato che abbiano scelto come natura il tipo difesa su un campione che è una tigre con degli artigli che non si capisce, anche perché la tigre per antonomasia è un simbolo di forza, attacco, difesa che ci azzecca, anche perché purtroppo i moltiplicatori dei campioni di tipo difesa tendenzialmente non sono mai cicciosi come quelli dei campioni di tipo attacco, e la stessa cosa vale per lui, anche se fatto bene, debitamente, può veramente partirgli l'embolo e spalmare tutti. Sto saltando apposta i campioni Void perché abbiamo un per due sulle schegge blu, quindi non ci interessano. Per quanto riguarda gli orchi, direi che è piuttosto a posto per i campioni di affinità, perché nessuno di questi potrebbe dargli un reale vantaggio. Conoscendolo, se trova Robar dalle schegge, penso che lo pollizzerà proprio brutalmente. Regaro, che l'abbiamo detto tante volte, è Hulk con le braccia di Barbie, quindi non, poverino, non ha ancora, nonostante abbia subito un primo ribilanciamento, sicuramente avrà bisogno di almeno un altro e dargli un po' di moltiplicatori a questo povero, perché veramente è figo, è forte, è brutale, ma non gliela fa. Groak, ragazzi, è un campione fatto male, pensato male. Potremmo intervenire sull'intelligenza artificiale per fare in modo che lui si prenda extra turni col fatto di riduci velocità, tutto quello che volete, ma in realtà è fatto male. Non lo so, no, non ha moltiplicatori oltretutto, quindi noiafa. Danag, scusate, Craniofilo. Allora, lui potrebbe uccidere la gente di paura, nel senso proprio che la spaventa a morte, perché io, sì, la prima volta che l'ho visto, la sera stessa l'ho sognato e non ho più chiuso occhio. Fa veramente impressione, truce proprio, ma veramente è truce questo.
Però anche lui, meccanica veramente troppo particolare, troppo di nicchia, non ha i moltiplicatori neanche lui per fare i danni, quelli veri. Peccato perché un campione blu è un'occasione sprecata per un nuker d'arena molto interessante, molto interessante. Per quanto riguarda i demoniaci, beh, tirano X di morte, sappiamo, insomma, subisce un po' il creepy system, ma in realtà è comunque piuttosto simpatico ancora oggi da poter utilizzare in team che hanno bisogno di resistere, ma non è il caso del buon Marzi. Contessa Lix, tantissima roba abbinata con il buon Astralon. Astra. Non mi è venuto il dubbio, non mi ricordo più i nomi. Oh. Vediamo un po'. Astralon, vedi che me lo ricordavo. Abbinata a Astralon fanno cose pazze. Una di quelle bellissime coppie di raid che funzionano, che sono veramente affiatate. E qua arriva un campione molto interessante. Ifrak, tanta roba, ragazzi. Ifrak, tantissima roba. È un nuke d'arena con i grandissimi, veramente, perché li ha veramente grandi. Questo qua ha dei moltiplicatori veramente interessanti. Meccanica un po' particolare, ma ci si può lavorare. Anche lui è un campione che può generare, può replicare un danno ad area molto interessante, molto grosso. Sappiamo quanto questo possa essere utile non solo per affrontare campioni come magari un Rotos che è in grado di evitare il one shot in un colpo, quindi lui subirà al massimo il 50% dei suoi max HP di danno, ma è interessante anche contro tutti quei campioni che hanno set reazione. Noi magari per forza di cose vogliamo evitare di attendere un turno per fargli scaricare il set, o sono molto resistenti, è un team avversario con una resistenza altissima, quindi sappiamo che sarà difficile controllarli con il sonno, con lo stun, con quello che sia, per fargli perdere un turno e annullare l'effetto del set reazione. Ebbene, attaccare due volte con un attacco ad aria può essere una soluzione per fare un bel po' di danni e in qualche caso anche riuscire a shottare la gente lo stesso. Poi sicuramente, beh, Candy. Candy, ragazzi, cosa dire? Quest'uomo brama vendetta da tutti i pori, è una cosa assurda, stupendo, mi piace, mi ricorda molto, diciamo, i racconti di Lovecraft per quanto riguarda, insomma, questi demoni, questo mondo demoniaco con gente tentacolata. Cose strane, poi figo effettivamente, richiama molto gli abissi, no? E quindi questa cosa di molto Lovecraftiano come stile, ma nel gioco è un animale, è un animale, è un campione di tipo attacco per la difesa soprattutto, perché lui è veramente in grado di spalmare qualsiasi cosa e grazie al fatto che autonomamente si metta un velo perfetto addosso, al di là del pomparsi, ma lui parte e si piazza velo. Punto. E quella è tantissima roba perché si protegge veramente tanto e si rende imbersagliabile fin dai primi turni. Quindi, prima ancora che il nostro nuker riesca a prendere turno, lui si rende imbersagliabile degli attacchi single target. Niente male, eh? Niente male, perché la strategia nella stragrande maggioranza dei casi è o il Resser o il Nuker per primo da seccare, quindi se il Nuker diventa invisibile mi tocca per forza catapultarmi sul Resser e non è detto che io riesca a prendere abbastanza di nuovo turno abbastanza in fretta prima che lui parta. E ciao core, sicuramente Widir può essergli utile perché Widir è un campione utile per tutti in qualsiasi fase di gioco, quindi perché no, se la troviamo, se la trovasse, tantissima roba. E poi Orde Immortali, beh, Rotos, ragazzi, ha già Sifi, vorrei dire, penso non abbia bisogno di presentazioni di tante parole. È rotto, è nato rotto, è cresciuto rotto, è morto rotto, è rinato rotto, quindi è Rotos, è Rotos. Sicuramente Susanna Scarton, la nostra amica Susanna Scarton. Ok, ci siamo capiti, però mascella, lo smascellato. Ragazzi, lui tanta roba.
Tanta roba, lui tantissima roba. Dove lo mettete, è un campione che è in grado di dare un aiuto. Il fatto che lui sia di affinità verde può sembrare una pecca, ma non del tutto, e anzi in realtà per niente, perché in determinate rotazioni, soprattutto se pensiamo all'Hydra, capita che ci sia magari una testa blu, due rosse e una verde. E quindi è ovvio che il nostro nuker blu farà abbastanza difficoltà a fare un bel po' di danni. Ma prendiamo una guardia reale. Poretta, insomma, si becca due teste rosse, due teste che tendenzialmente faranno colpi deboli, quindi i suoi danni saranno ridotti all'osso. Ma Shella non ha di questi problemi, assolutamente. Assolutamente, soprattutto nella rotazione attuale, inserendo un Shamael insieme a lui, mettendo Mashald proprio come leader. Ciao, nel momento in cui la testa del tormento vi comincia a mettere paura, Shamael la clensa, lui comincia a salire di contatore, e più turni si prende sto pazzo, più fa cose brutte, ma veramente cose brutte. Quindi Mashald, interessi in tante, ok? E il Fioscuri. Gli eri redivivi, beh, mi balzano all'occhio due campioni su tutti. Sicuramente Shemnat, bella, interessante. Un campione che può essere un nuker molto fastidioso, molto cattiva. Questa molto, molto cattiva. Poi è comunque un po' strano che, insomma, una statua sia un campione tipo attacco. Mi fa veramente morire. Cioè, hanno fatto una tigre tipo difesa, una statua tipo attacco. Fantasy, va bene. Mentre Taddeo ne sa. Taddeo ne sa, la sa lunga, si vede che lui la sa lunga, è veramente forte, campione che vi permette di fare praticamente quello che si faceva una volta con il Poison Blast con i boss del livello tra il 21 e il 25 di tutte le roccaforti. Quindi wow! Oltretutto è in grado di, se buildato debitamente, fatto bene con determinati set rispettando determinati parametri, è in grado di farsi addirittura delle run solo tranquillamente, ma veramente tranquillamente. In determinate difficoltà abbiamo bisogno comunque di statistiche grosse, quindi farlo lavorare in solo è un lavoro molto tedioso. Farlo lavorare in gruppo invece è tantissima roba, però anche lì dobbiamo costruire un gruppo fatto bene. Vi può capitare la sculata e trovarlo. Saltate sulla sedia, schiantatevi sul soffitto con la testa come nei cartoni animati. Assolutamente non dico di no. Ma fermatevi poi un secondo, ragionate. Se non avete i campioni che piazzano una pletora di veleni. E un bel amicone per fare questo, che non ha neanche il buon Marzi, è il buon Calvalax. Calvalax è molto divertente perché la pletora di veleni ve la mette non appena inizia il fight. Cioè, lui entra in campo grazie alla sua passiva. Blam! Vai! 4 debuff veleno del 5% piazzati, non attaccando, piazzati, quindi affinità all'inizio di ciascun round, quindi ogni ondata che noi andremo a affrontare in una roccaforte più il boss, si vedrà una pletora di veleni addosso, così soltanto perché lui ha posato piede nel campo di battaglia. Tanta roba anche il buon Calvalax. Poi andiamo un po' più velocini. Nani, ci sono due faccioni interessanti che sono il Mister Padella per eccellenza, lui è il Master Padella, anche la carbonella in testa, fantastico, ma non credo che gli serva più di tanto. Borak il Vecchio, figo, figo. Allora, hanno voluto introdurre una nuova meccanica grazie a questo campione, sperimento un po' così, ancora da lavorarci un pochino. Re della Montagna penso gli piacerebbe, anche lui è un buon attaccante in difesa arena, può fare molte cose, può essere buildato in molti modi. Il fatto comunque che esistano, per esempio, anche soltanto la gioielleria che si può ottenere
dallo shop del clan ci permetterà di buildarlo magari in un implacabile, più con la gioielleria avere comunque una probabilità di andare a contrattaccare, e sappiamo quanto per lui sia importante contrattaccare. E poi, insomma, ragazzi, c'è 31.000 HP, ragazzi. È qualcosa di assurdo, assurdo. E per quanto riguarda invece gli ombranti, beh, direi che il nostro amico, nostro buon Marzi, ne brama mala prima. È lei. È lei. Beh, cosa, come dargli torto? Come dargli torto? Lady Kimi è pazzesca, pazzesca al punto tale che con una build ben fatta, improntata su difesa e su velocità e precisione, scusate, ma tanta velocità e tanta precisione, diciamo fatta un po' alla Lissandra, fa lo stesso lavoro di Lissandra, ovvero la portate ovunque e la sfoggerete fieri, sarà proprio la vostra dea, proprio da adorare, da prostrarvi, da mostrare a tutti, perché è fantastica, fantastica, fa veramente tutto dappertutto. Mi è uscita male questa. Poi abbiamo Kaioku, Kaioku stupenda anche lei. Non credo che al buon Marzi interessi più di tanto, però due parole ce le spendiamo perché è veramente tanta roba. Ha una meccanica simile a Sabbiato che le permette insomma di correggere meglio i nostri alleati anche in arena. Molti la utilizzano in difesa arena con, devo dire, un discreto successo, anche se una volta che le viene piazzato un blocco buff o viene strippata, poretta. Anche perché diciamo c'è una piccola pecca nella meccanica, ovvero è un buff, può essere strippato. Quindi, se io anche costruisco una Kaioku con molta resistenza per non essere strippata o controllata da un blocco debuff, non è detto che questo accada per gli alleati. Sarà difficile fare tutto un intero team molto resistente da resistere a un debuffer o uno stripper avversario. Quindi io potrò magari bloccare il danno per lei, ma non riuscire a piazzare la protezione alleato sugli altri. O lei non verrà strippata dal blocco danno, ma gli altri sì dalla protezione alleato, rendendo questa meccanica comunque è fondamentalmente inutile, perché anche se lei ha il blocco danno, se gli altri muoiono, lei non può restarli. Quindi, da pensarci bene. Cosa però risolvibile con il set dell'Idra salvaguardia, che potrebbe rendere inamovibile qualche buff piazzato da lei, magari qualcuno delle protezioni alleato, se finisce proprio sul Resser del nostro team. E chi ci ammazza più? Non male, non male, non male, non male. Quindi attenzione a come la usiamo. Gamuran, beh, si è tolto il dente con l'account di Sid Bradipo, se non mi ricordo male, o Slow Bradipo, adesso non mi ricordo, comunque su uno dei due account free to play lo avevamo trovato, lo abbiamo portato, sviluppato, testato, ci siamo divertiti parecchio con questo campione, un campione veramente interessante, molto, molto, molto figo. Non credo che insomma lo desideri così ardentemente. Quindi siamo arrivati alla fine, potremmo stilare un po' una piccola wishlist del nostro buon Marzi, all'interno della quale di sicuro si vanno a posizionare, beh, Kimi, Candrafono, Taddeo e perché no, secondo me Rotos ci spera. E quindi noi adesso ci andiamo a divertire con le schegge del buon Marzi. Assolutamente sì. Quindi ci vediamo tra poco perché mi sono dimenticato di fare spazio. Faccio spazio e ci vediamo con lo spacchettamento. Molto bene, abbiamo fatto spazio, abbiamo liberato un po' dal ciarpame, dal ciarpume. E è il momento di spacchettare tutto. Bene, ce ne spariamo un po'. A 10 a 10, così ammazzi proprio. Vediamo un po' che succede, che succede. Primo pullone, primo pullone. Ok.
Allora, abbiamo trovato due epici molto belli, Diacono assolutamente, Ananax, anche lui tantissima roba, campione per il Clan Boss, molto interessante. Figo, bisogna capire bene in che contesto andarlo a inserire, però è un campione che tendenzialmente può fare un po' di tutto, perché riduce la difesa, riduce precisione, che vabbè, però anche dei veleni, mette indebolimento, bisogna far incastrare bene il fatto che lui e riduci difesa e l'indebolimento li metta in due fasi, in due momenti diversi. Potremmo magari concentrarci per fargli fare un lavoro e abbinare un altro nuker, magari sempre, che possa portare anche lui l'altro debuff. In questo modo riusciranno un po' a intercambiarsi tra loro e a mantenerli sempre attivi sul boss. Quindi tanta roba, ma non fate, cioè cercate sempre di abbinarlo a qualcun altro. Diacono, cosa dire? Abbiamo già visto tante volte il nostro vecchio barbuto, grandissimo, l'uomo con la scatola del cambio in mano per menare tutti quanti e farli vedere come ai tempi suoi, e sì che si tirava ammazzati. Lo scenario che vedete dietro è stato lui. Tanta roba. Andiamo avanti, il resto non lo commentiamo, sono tutti rari, qualcuno di caruccio, ma gladiatore no, smembratore, vabbè, unto, mi raccomando, unto, tanta roba, malefizia, e padrona degli inni. Padrona degli inni l'abbiamo parlato, ne ha parlato anche Marzi recentemente, è un ottimissimo, è un buonissimo wrestler, non è una cosa, insomma, da strapparsi i capelli, però not bad, not bad, sicuramente. Non lasciatevi ingannare dal fatto di dire, boh, magari ho cardinale, padrone degli inni non mi serve. Non è del tutto vero. In cripta lei può essere decisamente più utile e decisiva rispetto a cardinale, che potremmo comunque utilizzare magari strutturando un team per la cripta molto aggressivo e che preveda il fatto che se dovessero morire potrebbe essere strategico per innescare appunto il res di cardinale e farli ripartire in bombazza. Ma se non inseriamo comunque un curatore, cardinale da sola li tira su, attaccano e poi muoiono brutalmente. Lei invece comunque è una curatrice piuttosto dignitosa, perché no? Smembratore. Smembratore, ragazzi, ce lo portiamo esclusivamente per questa skill, da appunto abbinare al buon Taddeo. In un team con Taddeo si utilizza molto volentieri perché aumenta la durata di un turno dei debuff sui nemici. Come funziona? Piazzo la mia pletora di veleni, saturo l'agente di veleno, lui estende la durata. Quando Taddeo inizia a far esplodere i veleni uno per volta, esplode anche le stack. Quindi non serve che riprendano turno, ma se un veleno viene posizionato per 3 turni e con magari una maestria lo estendiamo a 4, lui lo porta a 5 e fa esplodere 5 veleni in un colpo. Quindi è un campione molto settoriale, si usa esclusivamente per quello. Nella sua cripta il fatto che possa curare un pochino può essere simpatico, ma in realtà vi assicuro, non è lui che vi salva la cripta, sicuramente, non è lui. Unto, mi raccomando, Unto vorrei spendere due parole perché quest'uomo è molto interessante, in cripta va bene averlo, ma mi raccomando, in cripta mettetelo con un set Scottex, se no vi combino un macello. Unto, dappertutto. Poi, vediamo un po', secondo round di pool. Ok, allora Valla, ma aspetta, Valla HV, insomma Valla, allora, campione interessante ma un po' egoista, fa belle cose però fondamentalmente solo per se stessa, perché se aumenta la difesa si piazza scudi da sola, campione che potrebbe essere una one man band, ma in realtà non fa così tanti danni da poter svolgere, insomma, una fase in solo e tutto sommato non investirei troppo tempo su un campione del genere. Infernalia, carina, potrebbe essere simpatica magari per qualche utilizzo in cripta, come avversario non è male, lo troviamo appunto anche per esempio nella classica fase di farming, la 12-3. E tutto sommato il fatto, insomma, che lei possa prendere turni extra, mettersi dei buff, insomma, fa cose piuttosto simpatiche, ma
Vi assicuro che lei non è che sia. Magari in set stand può essere simpatica, ecco. Giscard, figo, veramente figo. Appena uscito era pazzesco, rotto, rottissimo. Adesso con il ribilanciamento poi che ha subito immediatamente. Non è male lo stesso, è abbastanza rotto. Sicuramente a Bommarzi non gliene frega niente. Frilia. No. No. Andiamo avanti, vediamo se la dea bendata teleriana ci offre qualcos'altro di interessante, interessante. Comunque non male, gli epici escono piuttosto volentieri. Callia, Callia campione, che... Allora, devo dire, nelle fasi iniziali di gioco può essere molto interessante, potrebbe darvi una mano. L'ho rivalutata quando abbiamo fatto la challenge delle... due sacre in 2 settimane, l'ho utilizzata in quella fase di gioco in particolare, così iniziale, picchia, picchia forte, e il fatto che comunque lei possa piazzare un brucia HP piuttosto garantito non è niente male, non è niente male, soprattutto per i primi approcci contro il clan boss in determinate fasi di gioco, aiutarvi magari appunto in campagna per andare avanti, e un epico che se lo trovate, perché no? Perché no? Perché no? Ma dopo potete tranquillamente pollizzarla come ho fatto io del resto. Il resto, l'unica menzione onorevole, beh, sicuramente Carceriere Ogri, un campione da non sottovalutare, un raro con dei moltiplicatori rottissimi, se lo fate bene, lo buildate bene, spacca i denti con tutte le gengive. Diabolista, beh, insomma, già il fatto che somiglia a Fascino la dice lunga. Buon campione, farmabile, campione che vi consiglio nelle fasi iniziali di gioco. Cercate di ottenerla con i doppioni che troverete, magari appunto continuando a farmare pollame nelle prime farmate, quelle cattive. Datele i doppioni in pasto, maestrie, boh, ma non necessariamente, ma sicuramente. Full tomata, sì, tutti i tomi, tutti, dateglieli tutti. I tempi di ricarica bisogna che scendano drasticamente. Questa 4, questa 3 è tassativo. Se è così, la fate molto veloce, un po' precisa. Wow, wow, waifu, wow. Poi andiamo avanti, il resto non c'è niente di pollame, ciarpame. Un'altra infernalia, cioè proprio, ci piace a noi, ci piace, ci piace. No, non vedo nulla. Macellatore, ne abbiamo parlato, insomma, è un campione buono, si può utilizzare in Torre Sventura per le sale segrete, è uno dei pochi campioni di questa fazione che vi aiuta con un riduci difesa, anche se non è proprio garantito al 100%, però, cioè, è piccolo, diventa grande, diventa la versione grande, quindi il 60% una volta elevato. Non è male, non è male, non è male. Io direi che ci si può fare un bel pensierino, ma anche in cripta potrebbe aiutarvi parecchio. Sì. Berserkir, già detto tante volte, fortissimo anche lui per le sale segrete, nella sua cripta, a inizio gioco, se lo sviluppate bene, è un nuker con i contro, veramente fa tantissimo danno. Infernalia, ne abbiamo già parlato. Tutto il resto, no. Non fatevi ingannare, ecco, da Arcaio d'acciaio. Questa potrebbe ingannarvi, max HP nemici potrebbe trarvi in inganno. Fa più danni con la sua skill primaria che con quella, ok? Tanto per capisse. Quindi, vediamo un po', altro round, altro giro, altra corsa. Meglio se comincia a cercarmi lavoro in un altro canale, perché dopo questa mi sa che il socio mi abbandona. Dei rari niente, abbiamo già visto quelli che potevano essere validi. Maculata interessante, Vergunka. Allora, a parte che sarà il 14° che trova, ma mannaggia, c'è cioè, tra tutti. Vabbè, comunque, Vergunkar, campione molto bello in realtà, un campione che potrebbe essere utilizzato anche in determinati team. Anche per l'arena, campione con meccaniche particolari, brutto come la fame, ma veramente brutto come la fame. Mamma mia, però. Allora, non è il campione che vi svolta l'account, ma se lo avete,
Perché no? Perché no? Megliev non ne parliamo proprio, ha anche la cresta come il pollo, quindi via. Barba grigia, campione interessante, raro molto interessante, figo, congela, contrattacco, scudo, insomma fa cose molto carine, anche se il suo compare è molto più bravo, è molto più bravo. Abbiamo finito lo spazio, quindi andiamo a liberare un po', facciamo un po' di spazius per spacchettare ancora le schegge che ci rimangono, che ce ne mancano poche ormai. A tra poco. Bene, bene, bene. Della serie però non tutti i mali vengono per nuocere, ho scoperto che il buon Berguncar gli è servito per un altro tassello della sala guardiani. Ok. Andiamo con l'ultima botta, ce ne spariamo le ultime 10. Baban così, così. Ok. L'unica di cui si può parlare un pochino è Banshee, in realtà. Allora, anche Lutia non è male, eh. Molto forte, fa abbastanza danni, può congelare, con questa riduce la velocità, con la 1 può avvelenare, quindi darle un po' di precisione non è una scelta sbagliata, però non mena piuttosto forte, mena piuttosto forte, nonostante abbia braccette esili, non è male. Gelonia, Gelonia, ragazzi. Ho capito che è Natale alle porte, ma insomma, questo è il souvenir del cinese o tutto un euro, cioè non, no, no, non ci siamo, fa tante cose, buttate là, proprio buttate là, buttate là. Ok, quindi adesso finiamo le ultime una per volta, snocciolate con calma, abbiamo 6 e andiamo con il primo, il nostro Solange, molto figo. Vabbè. Scusatemi, sposto leggermente, se no non arrivo neanche a picchignare i prossimi. Perfetto. Solange, vabbè. Un altro Epicus. Chani, Chani, bella, bella. L'abbiamo vista in azione nel team per il clan boss. Campione veramente forte, campione che fa un sacco di cose fighe per noi, perché ci aiuta innanzitutto piazzando una sensibilità benefica ed è un'altra dei pochi campioni che ha la possibilità di mettere questo debuff che sappiamo aumenta del 25% i danni dei veleni e niente 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 male. Poi abbiamo il brucia HP con la sua 2, oltretutto si boosterà di precisione di attacco, quindi inserita bene in un contesto di rotazione potremmo creare una Chani non per forza con una precisione abominevole che però verrà appunto incrementata da questo buff, ma la cosa più interessante è questa, che ha una probabilità, attaccherà tutti, vabbè, noi sappiamo che la boss è uno, però ha una probabilità di aumentare di un turno la durata di tutti i debuff, tantissima roba, ogni 3 turni, quindi comunque potremmo cercare di fare in modo di piazzare i debuff in un determinato momento, aumentarli immediatamente con lei e quindi estenderli e renderli presenti, insomma, per 3 turni, ogni 3 turni. Oltretutto la sua passiva è interessante, avrà un aumento del danno del tasso decisivo in base al valore della precisione di questo campione. Questo ci spiega anche un po' il perché lei si piazza un buff, aumento precisione. Ma attenzione a fare affidamento sul fatto che se l'aumenta da sola, e quindi posso darle meno. Fatevi bene i conti, è uno 0,05%, quindi fate molto molto bene i conti. Ok, andiamo avanti. Comunque bellissima Chani, e poi picchia, picchia veramente forte, picchia veramente forte. Guarda d'onore, la lasciamo andare, ritornare a prestare, scusate, lo lasciamo a ritornare a prestare servizio. Beh, cosa dire? È un cane. Frangiassedi è il cugino scemo di Frangiteschi. Poi, sciagurato, sì, proprio uno sciagurato. E noi abbiamo finito. E quindi così abbiamo dato fondo a tutte le schegge del buon Marzi che mi taglierà le mani dopo questa. E
Ebbene, cosa dire? Abbiamo visto un po' quali potevano essere le esigenze di un account avanzato come quello del Buon Marzi. Abbiamo sculato un leggendario, bisogna dirlo stavolta, comunque è cicciato fuori, anche se è un doppione. Abbiamo visto che insomma ha portato un vantaggio nella sala dei guardiani di fazione. Vabbè, pull è andato così. Cosa dire, ragazzi? Fatemi sapere nei commenti come è andato a voi il pullone. Io ho già provveduto nella giornata di ieri e non è andata per niente bene, neanche un leggendario a pagarlo, manco un doppione. Quindi vabbè, fatemi sapere come è andata a voi. Come sempre, se il video vi è piaciuto, fatelo sapere con un like. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, accendete la campanella e così anche voi potrete suonare le trombe quando vi uscirà il lampo giallo dal pullone. E quasi mi dimenticavo, ragazzi, il palinsesto della prossima settimana. Prima di salutarci come sempre, andiamo a vedere cosa ci aspetta sul nostro canale per la prossima settimana. Lunedì, come sempre, consueto appuntamento con le benedizioni bradipe, dove andremo questa volta a vedere la benedizione incenerimento. Andiamo a vedere. Martedì torniamo con una bellissima top 10 e questa volta porteremo una top 10 per campioni, per il clan boss incubo, stavolta difficoltà incubo. Attenzione, attenzione. Mercoledì invece sarà la volta delle analisi bradipe e questo giro parleremo di un campione troppo spesso sottovalutato eppure molto molto interessante, ovvero il buon vecchio Vargal. Giovedì, di nuovo, secondo appuntamento settimanale con le benedizioni bradipe, stavolta parleremo di dose letale, che in questo periodo di aumento di nuovo dei contagi, insomma, ma vabbè. Venerdì invece andremo a parlare di Torre Sventura, questa volta, anzi di nuovo, delle fasi per progredire durante la crescita in Torre Sventura e andremo a parlare del piano 114 e 116, che sono i due scogli sui quali molta gente capitola. E sabato chiudiamo la settimana di nuovo con il consueto tappa video. Quindi, ragazzi, il video finisce qui veramente stavolta e come sempre io vi saluto dicendovi siate furiosi ma rimanete bravi. Interessi intanto. Poi Orde Immortali. No, l'abbiamo appena fatta, scusa.